Eccoci qui, iniziamo la nostra puntata direttamente a Marano, all'incirca 1800 abitanti, ma voglio farmi raccontare le sue origini da Alessandra Milocco, un'archeologa. Buongiorno. Ciao, piacere, buongiorno. Ciao Alessandra. Beh, delle origini si sa poco, a dire la verità, perché comunque dalle fonti poco si è riusciti a ricavare. Sappiamo che a partire dal 590 Marano già esiste, qui infatti si tenne, e lo sappiamo da Paolo Diacono, qui si tenne un sidono molto importante legato allo scisma dei tre capitoli, non mi dilungo molto. Qui, pensate, arrivarono vescovi da tutto il nord Italia, partecipò addirittura il patriarca di Aquileia, che era uno dei capifila, insomma, di questa rivolta. Poi Marano scompare, però da come potete vedere, dalle calli, dalle piazzette che comunque caratterizzano il centro storico di Marano e soprattutto dalle mura esterne, fu uno dei centri militarmente principali, insomma, con un'importanza maggiore per Venezia, soprattutto nella difesa e nel controllo dell'Alto Adriatico. Come dicevo prima, il dominio veneziano traspare tutti gli edifici, le vie del centro storico, che iniziò nel 1420, quando la comunità di Marano, la magnifica comunità di Marano, fece voto di edizione, si donò completamente alla Serenissima e rimase sotto l'ala protettiva della Serenissima fino all'arrivo di Napoleone comunque in Italia, quando conquistò ovviamente tutti questi territori. La fortezza di Marano rimase importante, come dicevo, fino alla fine del dominio veneziano. Poi iniziò una lenta decadenza. Napoleone un po' cercò di risistemare sia le mura, soprattutto cercò di utilizzarla contro il blocco navale inglese, potenziando sì, come dicevo, le strutture, ma anche aumentando la potenza di fuoco, portando qui 30 cannoni addirittura. Poi lentamente, insomma, come dicevo, decadde fino poi alla demolizione completa delle mura della fortezza alla fine dell'Ottocento, voluta proprio questa demolizione da Rinaldo di Votto, sindaco storico di Marano. Lo fece per risanare la città e migliorare le condizioni di vita della popolazione. Alessandra, grazie intanto. Prego. Per questo incipit. Io adesso raggiungo il sindaco. Grazie. Grazie mille. Grazie. Buona continuazione. All'epoca Marano era un villaggio di pescatori, ad oggi però voglio chiederlo al sindaco Mauro Popesso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Sara e benvenuti a Marano Lagunare. Grazie. Giusto, come dici tu, Marano in passato era un villaggio prettamente di pescatori, oggi Marano ovviamente deve guardare avanti, deve guardare al turismo, non dimenticando ovviamente le tradizioni e la cultura di questo piccolo borgo. Deve guardare al turismo lento, al turismo sostenibile, un turismo ambientale, enogastronomico, questo è dove noi vogliamo sicuramente puntare. Che è un settore che attira molto. È un settore che sicuramente attira molto e dobbiamo sfruttare, passatemi il termine, il grande territorio che abbiamo, 9.000 ettari di laguna, sfruttarla ma preservarla sicuramente dal punto di vista ambientale. Qui a Marano abbiamo ben 3 riserve naturali, 2 raggiungibili a piedi, partendo dal centro storico, in un paio di minuti arriviamo all'ingresso della riserva, una invece la più selvaggia, la più incontaminata, si raggiunge attraverso i canali della laguna via barca. Quindi puntiamo sicuramente sul turista, siamo attrattivi per un turista che soggiorna nell'entroterra regionale, che soggiorna anche nella località balneare di Lignano. Infatti da diversi anni c'è un servizio di trasporto pubblico, un traghetto che porta i passeggeri da Marano a Lignano e viceversa. Stiamo puntando molto su questa offerta, anche di concerto con gli operatori del settore, operatori turistici, ristorazione e bar, per cercare di dare un'offerta sicuramente più attrattiva, ecco, per il nostro al turista che viene a visitarci. Sindaco, quindi vi aspettate tanto turismo? È un invito? Assolutamente, vi aspettiamo a braccia aperte a Marano, a visitare, come dicevo, le riserve naturali, a visitare il nostro territorio, a bere un buon bicchiere di vino e magari a mangiare un buon piatto del nostro pescato locale. Vi aspettiamo quindi. Grazie sindaco, io continuo il mio giro e noi ci rivediamo dopo. Grazie mille. Grazie. A voi. Grazie. Grazie. E camminando qui per le vie di Marano ho
ho incontrato Riccardo Milocco, il presidente della cooperativa Pescatori San Vito. Ciao Riccardo. Ciao. Ma senti, come deve essere il rapporto che il turista deve avere quando viene ad esempio qui a Marano in una località balneare sul cibo, in questo caso con il pesce? Beh, Dio, se uno viene a visitare Marano, per quanto una fantastica zona, l'ambiente è eccezionale, non può non consumare il nostro pescato. Pescato riconosciuto da tutti per qualità, bontà e freschezza che ogni giorno i nostri pescherecci, sia in mare che in laguna, conferiscono al nostro mercato ittico, dove non solo viene dato ai ristoranti che ne sanno veramente scoprire tutte le sue forme e i gusti e i sapori, ma anche consegnato ai tanti ambulanti e a tante pescherie che in tutto il Friuli portano il nostro pescato fresco di giornata. Che si dedicano appunto anche alla vendita al dettaglio. Sì, sì. Ogni cittadino friulano e non solo deve chiedere di consumare pesce pescato in Friuli Venezia Giulia per la gran qualità e per una filiera di controlli che rende sicuramente il nostro prodotto, oltre che buono, anche molto sicuro. Senti Riccardo, perché venire a Marano? Perché qui a Marano, quando vieni, spendi o comunque acquisti un momento di pace in un territorio bellissimo, dalle sfumature dei colori, dei profumi, del sapore del pesce eccezionale. Bene, Riccardo, grazie. Grazie a voi. Grazie. E adesso restiamo sempre in tema, ma adesso mi sposterò e andrò in un'azienda. A fra poco. Siamo sempre a Marano, adesso qui all'interno della Nautica Ceccherini. So che il titolare mi aspetta, quindi venite con me. Eccoci all'interno e so che c'è il titolare ad accogliermi. Buongiorno, Andrea Ceccherini. Buongiorno, ciao. È un piacere avervi qui oggi. Grazie, Andrea. Qui vedo che sono tutti al lavoro. Che cosa offrite ai vostri clienti? Certo, allora noi siamo un cantiere al servizio della nautica da 40 anni ormai e la nostra specialità è la produzione proprio di imbarcazioni addette al territorio in cui ci troviamo. Qui alle tue spalle vedo l'origine, giusto? Qui c'è l'anima del cantiere, qui è proprio dove nasce la barca. E abbiamo proprio in questo caso due stampi in lavorazione, abbiamo una carena che ha appena subito la prima stratifica di vetroresina, poi da lì si farà tutta la stratifica dell'imbarcazione, alla fine si toglierà come un guscio la barca finita della carena proprio. Dunque qui vediamo, diciamo, la prima fase. La prima fase della costruzione della barca. Qui al suo lato? Qui al suo lato abbiamo un'altra imbarcazione che sarebbe la coperta della barca, però un altro modello di barca, e subirà sempre lo stesso processo della carena. Qui siamo in fase più avanzata, siamo all'ultimo strato proprio della stratifica della vetroresina. Ok, e poi ci spostiamo qui alle nostre spalle. Esattamente, alle nostre spalle qui abbiamo le barche già ultimate che sono uscite dallo stampo e in questo momento si inizia a montare tutti gli accessori dell'imbarcazione. Verrà chiuso scafo coperta in questo caso e per poi arrivare al risultato finale che ce l'abbiamo sulla destra, è quasi ultimata l'imbarcazione dove abbiamo già montato diversi accessori. E poi andremo ad ultimare installando il motore. Solitamente prediligiamo Suzuki, essendo concessionari storici della casa giapponese. Però volendo, insomma, il cliente può installare qualsiasi tipo di motore, non c'è alcun tipo di problema. Dunque, Andrea, voi qui fate nascere proprio dall'inizio fino alla fine un'imbarcazione, esatto. Corretto? Noi siamo un vero e proprio made in Italy, in quanto costruiamo proprio in casa qualsiasi componente dell'imbarcazione, e dalla resina appunto, addirittura proprio anche i modelli degli stampi li facciamo direttamente noi, grazie alla nostra squadra di artigiani,
facciamo direttamente il modello per poi arrivare proprio alla barca finita, anche tappezzerie, gli acciai, qualsiasi tipo di lavorazione la facciamo direttamente noi. Qui infatti alle tue spalle vedo due imbarcazioni praticamente finite, questa qui diciamo che ha bisogno dell'ultima mano forse di pittura. Esatto, qui le barche sono letteralmente finite, le stiamo finendo facendo il trattamento epossidico in carena e l'antivegetativa. E poi finiremo di installare i motori e andranno in acqua, le barche sono praticamente pronte. Qual è il lato più bello di questo lavoro, anche perché voi esistete da 40 anni? Esatto, il lato più bello è riuscire insieme al cliente a scegliere la barca dei propri sogni e a crearla proprio dall'ufficio, dai disegni, vedere i colori, scegliere le stoffe della tappezzeria, piuttosto che modificare proprio l'interno dell'imbarcazione, il pavimento o il colore proprio della barca, fino poi a seguire tutto il ciclo di produzione della barca e riuscire a vedere il cliente finale soddisfatto con le barche a chiave in mano. Dunque un'azienda consolidata, ma ad oggi i clienti cosa chiedono, cosa vogliono? Il cliente in realtà vuole sempre di più personalizzare la propria barca. Quindi vuole qualcosa di unico che sia suo e basta, irreplicabile. E questo è ciò che offriamo proprio da 40 anni. Dunque, se qualcuno avesse bisogno di qualsiasi servizio sulla propria imbarcazione, può rivolgervi a voi. Assolutamente, senza alcun problema. E grazie a questa esperienza maturata in 40 anni, siamo anche in grado di fornire dei servizi di refitting sulle proprie imbarcazioni già esistenti e senza paragoni. Andrea, grazie per questo approfondimento sul tuo lavoro e ci rivediamo la prossima volta. Grazie a voi, ciao. Grazie, ciao. Lo vedete anche voi questo scenario naturale splendido, ma sono qui in compagnia del responsabile delle riserve naturali di Marano Lagurare, Glauco Vicario. Buongiorno. Buongiorno. Dove ci troviamo qui? Qua siamo nella riserva naturale Valle Canalnovo. A Marano abbiamo tre riserve naturali, tre aree protette regionali. Questa, a ridosso dell'abitato, come avete visto, si arriva facilmente. La Foce dello Stella, la prima nata come area protetta, tra l'altro una delle prime in regione, che invece si trova in mezzo alla laguna ed è raggiungibile solo via acqua, e dall'anno scorso ne abbiamo una terza, sempre vicino all'abitato di Marano, la Valle Grottari e Vulcan, un'area più piccola, più vocata alla conservazione. Glauco, qual è l'importanza delle riserve naturali? Beh, nascono ovviamente per la conservazione, cioè per cercare di conservare per il futuro alcuni lembi di questa importantissima laguna. In verità è tutta la laguna che è molto importante, alcune piccole aree sono più protette da altre e servono proprio anche per imparare, per fare delle esperienze per poi portare anche nel resto della laguna, non solo però per la conservazione, servono anche per l'attività di ricerca e servono anche per cercare di informare, di dare cioè la possibilità a chi viene di capire cosa sia la laguna in questi posti che sono strutturati proprio per facilitare la comprensione di questo ambiente. Quindi tu prima hai detto serve per insegnare, serve per informare. Chi può visitare questa riserva e quando? Proprio questa riserva è quella, come dicevo, più vocata proprio per le visite vicinissime all'abitato. È aperta tutto l'anno, tutti i giorni, salvo lunedì per servizio lo chiudiamo, con orario continuato dalle 9 alle 18 e dalle 9 alle 20 durante il sabato e la domenica. Quindi proprio è facilmente fruibile, abbiamo creato delle strutture, è visitabile da tutti, dalle famiglie, dagli appassionati, dalle scuole, per esempio vengono moltissimi ragazzi, perché come si può vedere, qua non serve chissà che strumenti, ma in modo semplice, a diretto contatto, si può avere proprio un contatto, imparare quelli che sono gli elementi principali della natura, creare delle emozioni, che forse è la parte più importante, proprio in chi magari non è molto educato e non conosce la natura in senso generale, qui trova un primo approccio e noi dobbiamo, penso, proprio informare le persone meno educate alla natura. Glauco, grazie, quindi io voglio visitare adesso questa riserva naturale. Grazie. Grazie, ben volentieri. Grazie.
E durante il mio giro qui a Marano Lagunare ho incontrato Dorino Reggeni, presidente dell'associazione Casoneri di Marano Lagunare. Buongiorno Dorino. Buongiorno. Di che cosa si occupa la vostra associazione? Ma la nostra associazione raccoglie gran parte dei casoneri, cioè degli usuari delle mote dei casoni di Marano, per la tutela, per la valorizzazione, per la difesa di questo patrimonio storico, culturale importante, e anche diventato, come dire, anche un elemento essenziale del paesaggio. Cioè le zone dove ci sono i casoni, senza i casoni stessi ne perderebbero di molto. Ormai i casoni fanno parte del paesaggio. Ma senta Dorino, per chi non lo sapesse a casa, chi ci sta guardando, che cosa sono i casoni? Brevemente. Allora, i casoni sono delle costruzioni di legno e canna che una volta venivano utilizzati dai pescatori quando non c'erano i motori, quindi dovevano raggiungere le zone di pesca e quindi remare per chilometri ogni giorno. Invece in questo modo loro anche erano stanziali in certe stagioni, dormivano lì e solo qualcuno veniva a portare il pesce da vendere. In qualche caso c'erano anche proprio famiglie che abitavano, ma normalmente nelle stagioni di pesca si fermavano lì. So che lei desiderava anche fare un appello, no, per quanto riguarda i casoni. Sì, diciamo che i casoni, l'uso che, di cui ho parlato prima è finito, diciamo, quasi una cinquantina di anni fa, però le famiglie, i casoni sono stati recuperati e tramandati fino ad oggi grazie alle famiglie e ai casoneri, solo che adesso vediamo che con questi cambiamenti climatici la sostenibilità è messa un po' a dura prova, perché ci sono, essendo degli avamposti in laguna, ci sono mareggiate, acque alte molto più frequenti e violente di una volta. L'appello è alle istituzioni e in primis al comune di trovare la via, di trovare dei provvedimenti o degli strumenti che permettano di realizzare degli interventi di difesa degli isolotti, delle motte, in modo duraturo, perché fra un po' di anni ci potrebbe essere della difficoltà a mantenere il patrimonio che abbiamo. Dunque per preservare, esatto. Questa chicca, se si può dire così. È un valore storico, culturale, è un valore paesaggistico, è un'identità maranese molto sentita e che continui la tradizione. Ecco, non vorremmo che magari in futuro la difficoltà di li faccia diventare dei bungalow che non c'entrano niente. Ecco, invece così si portiamo avanti una tradizione maranese. Lunga vita ai casoni. Grazie, sì. Questo è l'augurio. Grazie Dorino. Grazie a voi. Grazie. Anni e l'età di questo battello che si chiama Santa Maria. So che c'è il comandante che mi sta aspettando, Nico Pavan. Allora andiamo a incontrarlo. Permesso? Avanti pure. Buongiorno Nico. Avanti, benvenuti a bordo. Grazie. Ma che cosa sta facendo? Ma stavo dando un'occhiata alla carta nautica per decidere un po' che navigazione fare oggi. Dove possiamo andare? Dove ci vuole portare? Ma noi navighiamo in lungo e in largo attraverso la laguna di Marano e di Grado, collegando queste città che sono meravigliose e facendo visitare e godere ai nostri ospiti, soprattutto i regionali, che magari non conoscono certi aspetti così importanti del nostro ambiente lagunare, e gli facciamo vedere Grado, Aquileia, piuttosto che facciamo le gite serali o andiamo nella riserva delle foci del fiume Stella. Navighiamo sempre all'interno della laguna, nei canali della laguna, e usando ad esempio anche la Litoranea Veneta, che è questa via d'acqua straordinaria, molto antica, usata già in epoca romana, poi in epoca veneziana. È l'autostrada A4 di 2000 anni fa, perché i romani la utilizzavano appunto per navigare dal fiume Po fino a Trieste in acque sicure, in acque interne. Quindi Nico, io direi che possiamo uscire, così andiamo a vedere, certo, dove verrà fatto il primo pranzo, se non sbaglio. Sì, certo. Il prossimo venerdì. Sì. Andiamo. Perfetto. Anche se la giornata è di pioggia, qui siamo arrivati sul Ponte del Sole, Nico. Ponte Sole o Ponte Panoramico, sì, perché qua l'aria è aperta e si sta tranquillamente godendo di questi panorami mozzafiato della laguna. Che cosa succede qui? Ma qui generalmente, soprattutto nel periodo estivo, perché si sta benissimo fuori, quando facciamo le gite o di giorno o di sera, si pranza all'aperto guardando in giro durante la navigazione. In certi periodi dell'anno, a cavallo di Ferragosto, organizzo il Laguna Jazz,
proprio qua sopra, su questo ponte, chiamo dei matti musicisti, amici miei, che vengono in trio, in quartetto, a suonare la musica jazz, e qui viene servita la cena agli appassionati di questo genere musicale. Quindi note musicali per il palato, ma anche per le orecchie. Certo, si mangia, si ascolta, si vede, ed è veramente una unione dei piaceri e dei sensi. Infatti tante volte dicevo, navighiamo per il piacere dei sensi, perché cerchiamo di accontentare un po' tutto. Bene, Nico, se un giorno in un giorno di navigazione ci dovesse essere la pioggia come oggi, si può comunque stare qui sul Ponte Sole, ma so che c'è anche una parte all'interno. Sì, il ponte principale sotto, dove c'è il salone riscaldato, coperto, dove generalmente si fa il pranzo, c'è la cucina, eccetera. Me lo fai vedere? Andiamo subito. Andiamo. Eccoci qui, siamo entrati. Nico, siamo in cucina. Sì, siamo nel cuore della barca, la soddisfazione del palato. Qua ogni gita c'è il pranzo a bordo e qui mi diverto io. Tutto a vista, non ci sono segreti, le sicurezze sono garantite sia nella distanza per i commensali, ma anche qua in cucina, perché è abbastanza ampia. C'è qualche ristorante che me la invidia. So che in questo periodo di lockdown ti è nata una nuova idea. Mi sono nate queste idee, sì, perché non sapendo cosa fare ci pensavo, e quindi abbiamo delle nuove attività, delle nuove esperienze che possiamo far fare ai nostri ospiti. Una è il boat and bike, dove ci sono dei giri in barca e che terminano con un giro in bicicletta, con delle tappe in delle cantine a degustare qualche prodottino molto buono della zona. Poi abbiamo il fishing experience, dove si esce, si va a pescare con la pinta, con questa barca piccolina che porta 12 passeggeri, e là proprio si diventa pescatori, si tira sulla rete, si toglie il pesce, lo si sposta, si guida la barca, tutti si danno da fare, non si scherza. Un'altra invece attività interessante, sportiva, è il sailing experience, perché con la piccola barca, con la Nina, una battella tipica, si va navigando con la vela al terzo, che sono queste tradizionali vele colorate che rappresentano un po' la vela delle lagune dell'Alto Adriatico. Bene, Nico, grazie. So che hai avanzato un po' di caffè da quella piccolissima mocca. Ok. Quindi direi che possiamo berlo. Esatto, magari con la correzione. Benissimo. Grazie per questa puntata, è tutto, e noi ci rivediamo la prossima volta. Grazie, Nico. Grazie mille.